Buonasera e ben ritrovati a Lunedì Granata. Ben ritrovati nuovamente a Lunedì Granata. Ci siamo fatti attendere tanto, scusate. L'importante è essere tornati in onda e rimanersi fino alla fine del campionato. La prima parte della trasmissione, come sapete, è dedicata al settore giovanile, quindi anche questa sera ho l'onore e il piacere di ospitare una squadra della S Cittadella, in particolare i piccoli amici, i Pulcini 2004, allenati da mister Mattia Grandesso. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera ragazzi. Buonasera. Grazie mille per essere venuti qua questa sera. Con alcuni di voi, insomma, mi conosco già, nuovi sono Abramo e Flavio, che l'anno scorso non ce l'avate, quindi insomma, soprattutto buonasera anche a voi. Naturalmente non siamo soli, questa sera ho il piacere di ospitare non uno, ma bensì due grandissimi giocatori della Cittadella. Inizio subito a salutare Filippo Lora. Buonasera Filippo. Buonasera. Ed è un piacere averti di nuovamente qui con noi, Andrea Pierobon. Buonasera a voi. Purtroppo ho anche il piacere di avere in studio anche Stefano Viafora, giornalista di Padova Sport. Buonasera. Ciao Stefano. Alice, no, è un piacere essere tornato qui ed è un piacere che questa trasmissione sia ripresa perché è l'unica che parla del Cittadella, solo del Cittadella. Quindi complimenti a te che hai messo su questa bellissima trasmissione ed è un piacere che adesso fino alla fine si andrà avanti, sperando poi di festeggiare. Ecco, speriamo, questa è la speranza che abbiamo tutti quanti, ma parleremo approfonditamente della prima squadra nella seconda parte della trasmissione. Inizio a presentare i ragazzi. Mister, passiamo il microfono. In alto a sinistra il tuo nome, il tuo cognome e il tuo ruolo. Guardando in telecamera. Io sono Riccardo De Rossi e faccio la fascia destra. A fianco a te abbiamo Marco Andrea Panna, attaccante. Marco, ma hai già un tatuaggio così piccolo? Franco Mattia, centrocampista centrale. Andrea Carossa, difensore destro. Thomas Lando, difensore sinistro. Gianmarco Sangerlin, fascia sinistra. Cristofani Alberto, fascia sinistra. Abramo Stocco, attaccante. Passiamo sotto. Andrea Lando, portiere. Jacopo Pavan, portiere. Filippo Pierobon, centrocampista centrale. Flavio Manucci, difensore sinistro. Mantovan Jacopo, difensore. Adesso abbiamo una squadra al completo, due portieri, tutti e due bravi, vi alternate entrambi, vero, durante le partite. Jacopo, raccontami un po' come si fa a giocare sia l'uno che l'altro. Prendi il microfono. Come si fa? Giochi un tempo tu, un tempo Andrea. Ci alterniamo, ma se qualcuno si fa male va l'altro dentro. Diciamo. Ecco, quindi riuscite a giocare tutti e due durante la partita. Sì, sì, sì. Bene. Chi dei due è più bravo secondo te? Per me Andrea. Beh, bravo, bravo. Per Andrea immagino sia... No, per me siamo bravi tutti e due. Per me è ruolo da questa squadra, i portieri sono che più diplomato. Forti. Bravissimo Jacopo. Allora, mi ricordavo che l'anno scorso non eri timido e sono contenta di vedere che anche quest'anno non sei per niente timido. Benissimo. Allora mister, parlo un po' con te, come è andato il vostro campionato e soprattutto come sta andando il torneo. Sei bravo, che so che il Cittadella ci tiene molto a questo torneo. Sì, beh, noi facciamo appunto un campionato con le squadre locali e professionistiche. Poi insieme a mister Matteo Lago e l'altra squadra del 2004 facciamo questo torneo, campionato Sei Bravo A, dove portiamo 18 ragazzi su più o meno 26 e ovviamente girano un po' e appunto facciamo questo campionato, che c'è una parte di gioco che è un 4 contro 2 e poi ci sono due tempi di partite. Sta andando bene, questo è un gruppo molto valido, sono cresciuti ancora di più sia a livello calcistico ma soprattutto a livello di comportamento e fa piacere. Ecco, l'anno scorso vi allenava mister Sanna, quindi so che erano un bel gruppo vivace. Dal punto di vista del carattere, come mi dicevi, sono un po' migliorati o sono ancora vivaci? Allora, sono vivaci ed è giusto che lo siano, perché comunque sono bambini e comunque riescono a portare questa vivacità, diciamo, in campo e se la trasmettono anche tra di loro.
quindi è anche un po' positivo. Si comportano molto molto meglio in spogliatoio, sono ordinati, prima magari perdevano qualcosa, felpe, palloni, oppure bisticciavano. Invece adesso sono sempre ordinati, sempre silenziosi, si concentrano più nella partita, quindi proprio per quello a livello educativo sono molto cresciuti e fa piacere, ripeto. Ecco, io so che vi chiamavano il piccolo Real Madrid del Cittadella, insomma è un onore per voi, credo, ma girano queste voci, che siete veramente così bravi. Ieri sono venuta a vedere la vostra partita, una bellissima partita contro la SPAL, tra l'altro Andrea, insomma, vecchi ricordi, immagino. Esatto, sì, sì, sì. Siete stati molto bravi, e allora facciamo vedere anche ai nostri amici da casa qualche foto della vostra partita. Va bene? Siete curiosi di vedervi? Sì. Allora vediamo il filmato della regia. Una bella partita, siete anche molto fotogenici, quindi anche questo non guasta. Allora iniziamo con le domande a Filippo, cosa ne dite? Riccardo, sei pronto per partire? Prima domanda. Chi è il tuo giocatore più forte che hai incontrato come avversario? Oddio, bella domanda. O anche come compagno? Esatto. Per lui... È stato. Sì, io ho fatto poche partite. Fino all'anno scorso è stato con una grande squadra, quindi anche come compagno, penso. Però facciamo un avversario della mia età, quando giocavo ancora in primavera. E il più forte, quello che mi ha messo più in difficoltà, credo sia stato Gianmario Piscitella, che adesso è mio compagno a Cittadella. Dalle giovanili del Milan, ha fatto la primavera del Milan.
Ma insomma, abbiamo un giocatore importante. Beato lui, giusto. Marco? Ti piaceva giocare con il Milan? Beh, certo, è stata una bella soddisfazione avere la notizia di andare a giocare nel Milan a 13 anni. E poi è stata una bella esperienza che mi sono portato dietro per 6 anni. E non capita spesso, non capita a tanti di avere la fortuna di giocare con quella maglia lì, quindi me la sono tenuta stretta fino a quando ho potuto. Ecco, ti ricordi il giorno in cui ti hanno detto fai le valigie perché devi andare al Milan? Guarda, il giorno no, avevo 13 anni però e mi ricordo che sono andato a provare a Milano. E ho fatto un allenamento e me l'hanno detto subito, guarda, noi ti vogliamo qui. E io ho detto, vabbè, non provo da un'altra parte, vengo qua. Perché tra l'altro tu partivi da Vicenza, perché avevi fatto il settore giovanile a Vicenza. Ho fatto 2 anni a Vicenza. Quindi è comunque un bel salto. Sì. Mattia? Quanti gol hai segnato con il Milan? Oddio. Ma l'ultima stagione pochi. Anzi, le ultime 2 stagioni pochi. Però gli anni prima, quando magari giocavo più vicino alla porta, qualche gol l'ho fatto. Adesso non so dirti il numero, però... Ogni tanto la buttavo dentro. Volevo chiederti una cosa, Mattia. Ieri sentivo che il tuo mister ti rimproverava perché quando salti tieni gli occhi chiusi. Come fai a vedere la palla? Passagli il microfono, Andrea, per favore. Non lo sai. Tu tieni gli occhi chiusi. Chiediamo a Filippo, ma anche ad Andrea, ma soprattutto ad Andrea, se quando salta tiene gli occhi chiusi. No, beh, bisogna tenerli aperti. Bisogna vedere la traiettoria della palla, se no si fa fatica, eh. Filippo, però, tu li tieni è chiusi. È una cosa che magari imparerai nel tempo. Giusto, Mattia? Dai. Va bene. Sì. Andrea? Pensi di rimanere per tanti anni al Cittadella? Diciamo che Cittadella è la piazza ideale per un giovane per partire, per fare bene, per fare quello che deve fare i primi anni. Personalmente Cittadella mi piace particolarmente come piazza, come squadra, come società. E non lo so quanto rimarrò a Cittadella, però per il momento si sta davvero bene. Thomas? Come ti trovi al Cittadella? Molto bene. Mi trovo bene perché ho trovato l'ambiente giusto, i compagni, un ottimo gruppo di ragazzi, di bravi ragazzi. E poi c'è Cittadella mette a disposizione tutto quanto per una persona che vuole fare questo mestiere. Ti dà tutto e quindi devi solo metterci del tuo. Gianmarco? Che consiglio ci puoi dare a noi Pulcini? Ma il consiglio che vi posso dare è quello di impegnarvi sempre. Ogni giorno col vostro allenatore, ogni allenamento che fate, dovete dare sempre il 100%. E poi, facendo così, vedrete che migliorerete e e raccoglierete quanto seminato. Sei d'accordo, Andrea? Sì, sono parole sante. È indispensabile sante, ascoltare no, il vero. Mister. È vero. Alberto? In questo momento stai giocando nel ruolo che piace a te oppure vorresti cambiarlo? No, io giocherei anche in porta pur di giocare, quindi va benissimo. Però diciamo che adesso, in questo momento in particolare, sto anche facendo il ruolo che mi piace di più, quindi ho anche quella fortuna lì. Quanta costanza e impegno ci vogliono per arrivare a giocare con una società come il Milan? Ci vuole tanta costanza e impegno anche per giocare in qualsiasi altra squadra, ci vuole tanta costanza e impegno anche per giocare in Cittadella. In particolare, anche in qualsiasi squadra bisogna impegnarsi, come vi ho detto prima, in tutti gli allenamenti e avere una volontà di ferro e tanta determinazione. È un pizzico di fortuna, sì. Ah dai, ogni tanto ci vuole anche quella. Andrea? Qual è stato il sacrificio più grande di giocare a questi livelli? Il sacrificio più grande per giocare a questi livelli? Ma
non trovo grossi sacrifici, perché è sempre stato un piacere. È sempre stato un piacere fare tutto quello che dovevo fare per giocare a questi livelli. Quindi è una passione, quindi no. Poi ovvio ci sono vari sacrifici, come andare via da casa quando sei ancora, come dire, piccolo, giovane, e lasciare la famiglia, gli amici a casa, però è una passione, quindi non trovo grossi sacrifici. Jacopo, come ci si sente a rientrare dopo un infortunio? Questa è una bella domanda, anche perché ne ho avuti diversi di infortuni in questi anni. Ci si sente, si ha una grande voglia, soprattutto dopo 6 mesi, 5 mesi che sei lontano dal campo. Allora rientri con tanta voglia per recuperare tutto il tempo perso prima. E poi speri di non stare più distante dal campo per un bel po'. Tra l'altro tu, scusami Filippo, in entrambi i fortuni che hai avuto, sia al ginocchio che so che ti sei fratturato la spalla, ti hanno dato dei tempi di recupero molto più lunghi, invece sei rientrato sempre prima. Sì, beh, la spalla mi avevano detto che ci volevano 4 mesi dall'operazione, e invece poi con il lavoro e poi avendo anche la fortuna di avere le persone giuste che mi seguivano, che mi aiutavano, i fisioterapisti e i preparatori e tutti quanti, ho avuto la fortuna di rientrare 3 mesi prima, facendo un bel po' di lavoro, lavorando bene tutti i giorni. E poi crociato, in 5 mesi e mezzo ho fatto la prima partita, quindi penso che sia un buon risultato, voglio dire. Sì, anche perché anche Stefano si ricorderà, quando ti sei fatto male tutti avevano detto campionato finito per l'ora. Beh, finito no, però sì, si pensava che tornasse nei mesi caldi partite. Adesso per il rush finale, sì. Quindi il recupero è stato sicuramente rapido e è un'assenza che ha pesato molto, perché l'ho detto anche spesso a Foscarini, è un giocatore molto duttile, può fare diversi ruoli a centrocampo, soprattutto magari non serviva neanche l'acquisto a gennaio di qualche o prima di qualche svincolato, se ci fosse stato Filippo. Quindi un'assenza che ha pesato anche per questo. Poi adesso che abbiamo visto in campo e queste partite, tanto più rinforza questa convinzione di tutti. Filippo, cosa mi consigli per diventare un buon centrocampista? Intanto di ascoltare tuo padre, che ti dà sicuramente i consigli giusti, di ascoltare il tuo mister, che ti insegnerà sicuramente le cose giuste. E poi per diventare un bravo centrocampista devi correre tanto, perché adesso soprattutto nel calcio moderno bisogna essere degli atleti, soprattutto prima che dei giocatori. Questo vale per tutti anche, ovviamente. E devi correre tanto e poi devi fare tanto muro. Hai presente quando ti metti davanti al muro e continui a passare la palla contro il muro? Così limi i piedi e poi con la corsa e la tecnica sono gli ingredienti giusti per un centrocampista. Da domani Filippo distruggi pure i muri di casa, Andrea. Già fatto. Sono già collaudati. Che squadra ti piacerebbe andare finito la carriera con il Cittadella? Beh, diciamo che il sogno è quello di andare a giocare in una Serie A, no? Però sono convinto che ogni cosa ha il suo tempo, quindi c'è un percorso diverso per ogni giocatore, quindi io intanto faccio in modo che il mio percorso sia il migliore in assoluto. Poi troverò anch'io magari avrò la soddisfazione di giocare in una Serie A. Jacopo, quali sono le differenze più grandi tra il Città e il Milan? Diciamo che sono ovviamente due società di spessore diverso. Il Milan è una delle più grandi squadre d'Italia e del mondo, quindi però, come ho detto prima, Cittadella non ti fa mancare niente. Al Milan ovviamente sei servito, riverito, ci sono le strutture, ottime strutture come Milanello e tutto quanto, però il Cittadella non fa mancare niente, quindi
manca solo l'impegno di tutti i giocatori e la volontà. Ecco Filippo, tu ti ricordi com'eri alla loro età, cioè poco prima di partire per Milanello? Alla loro età i Pulcini giocavano ancora a Valdagno, nel mio paesino. Però sinceramente non ho tantissimi ricordi. Mi ricordo. Milan ha cancellato tutto, no. Tutto quello che c'è stato. E mi allenava mio padre, quindi non mi ricordo benissimo, però mi ricordo che facevamo un campionato dove si giravano i paesini di Vicenza, quindi. Sì, campionato provinciale se non sbaglio. Forse loro hanno fortuna di fare un campionato più importante, no? Beh, adesso come adesso, sì, abbiamo il campionato Sei Bravo, che ho detto prima, con le squadre sempre locali. E poi invece sabato e domenica giochiamo contro le squadre professionistiche. È capitato Spal, è capitato Verona, quindi comunque diciamo hai un buon ritmo, lo vedi subito comunque il cambiamento. Allora, non ti ricordi tanto del periodo precedente al Milan, vediamo se con qualche immagine ti ritorna qualche ricordo. Caramba. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse un motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha davvero avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Le belle immagini ripercorrono un po' sì. La tua carriera fino adesso. Proprio una bella clip. Ecco, intanto ringrazio il tuo amico Michele e tua sorella per avermi fornito tutte le foto. Ma veramente. Quindi grazie mille pubblicamente, grazie Michele, ma grazie Jessica se non sbaglio. Sì. Ecco, è stato un piacere rivivere insomma i momenti che ti hanno segnato durante il tuo cammino. Riccardo, sei pronto per un'altra domanda? Sì. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, guarda, adesso ne ho due. Uno è salvarmi con il Cittadella e il secondo è vincere qualcosa di importante nella mia carriera. Marco, non ce l'hai? Mattia? Il tuo ruolo è stato sempre quello di centrocampista? No, io ho iniziato a giocare attaccante. E poi piano piano con gli anni mi hanno sempre tirato più indietro. Facevo la fascia destra, il trequartista, il centrocampista basso, centrale. Ho fatto anche il terzino destro l'anno scorso e poi finalmente mi hanno messo sul mio ruolo. Andrea? Cosa diresti se ti offrissero un contratto per la Juventus? Quando si parte? Andresti subito anche alla Juve. Sì, sì. Si tradisce il Milan, non importa, si va alla Juve.
Giustamente. Non mettere zizzania. Giustamente. Thomas, vai con la tua domanda, dobbiamo accelerare un pochino. A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? A 5 anni. Ero all'asilo, se non sbaglio. Ero all'asilo quando abbiamo fatto la prima partita contro un'altra squadra di un altro asilo. Ed è stata la mia prima partita, poi non ho più smesso. Gianmarco, non ce l'hai, Alberto? Se sfortunatamente il Città va in Lega Pro, tu pensi di restare per aiutarlo a tornare in Serie B o pensi di cambiare squadra? Bellissima domanda, Alberto, complimenti, sentiamo. Allora, di Andrea sappiamo praticamente già la risposta. Penso che tutti possano immaginare la risposta. Quella di Filippo... Non ti saprei rispondere neanch'io, però metto le mani avanti e ti dico che intanto bisognerà fare di tutto perché il Cittadella non vada in Lega Pro. E non voglio neanche pensare che ci vada, non voglio pensare di risponderti al fatto che ci va. Giustamente. Abramo? Quanta potenza ci vuole per calciare una palla gol? Un portiere del Milan, non so. Beh, ci sono i tiri dove bisogna metterci un po' più di precisione, i tiri dove bisogna metterci un po' più di forza. L'importante è che vada dentro. Andrea, tu portiere, sapresti prendere un tiro di Lora? Speriamo. Speriamo, c'è tutto il tempo anche per Tazzo. C'è tanta differenza dagli allenamenti con il Milan a quelli del Cittadella? Sì. Personalmente quelli che faccio a Cittadella sono un po' più duri di quelli che facevo al Milan prima, però in sostanza la preparazione delle partite è simile. Jacopo, come esulti dopo un gol? Bella domanda, non mi capita da un po', ma penso che sarei... No, sono spontaneo, quello che mi viene faccio. Stringo i pugni. Ti va bene? Così. Hai mai pensato di giocare in nazionale? Sì, ogni tanto ci facevo il pensierino anche nelle nazionali giovanili. Se succederà sarò davvero contento, è anche quello un piccolo sogno. Flavio? Dopo avendo giocato al Milan, andresti all'Inter? Oddio, nel calcio non si sa mai. Se dovesse succedere, non so in quanti si potrebbero permettere di rifiutare una società come l'Inter. Jacopo? Qual è il ricordo più bello dell'esperienza al Milan? Il ricordo più bello dell'esperienza al Milan... A parte i rapporti che si sono creati con un sacco di persone che lavoravano e di compagni che giocavano con me, calcisticamente parlando il ricordo più bello è il derby che abbiamo vinto l'anno scorso verso la fine del campionato, che ci ha permesso di superarli in classifica in casa loro, che abbiamo vinto 1-0. Avevo fatto anche una bella partita, quindi è il ricordo più bello di questi 6 anni. Ecco, invece quando giocavi con il Milan, so che a Padova purtroppo avete perso e di brutto anche, quindi per te quest'anno penso sia stato, insomma, bello sfatare l'Euganeo. È stata una soddisfazione, sì, perché non avevo bellissimi ricordi legati allo stadio Euganeo, che giocammo e ne prendemmo 4, se non sbaglio, 4-1 perdemmo. E quindi è stata una bella soddisfazione vincere così nettamente in un derby, anche perché è stato il mio primo derby nel calcio dei grandi, quindi... La tua prima partita dopo l'infortunio, la mia prima partita da titolare, quindi dopo l'infortunio, quindi è stata veramente una bella gioia. Ecco, Andrea, invece tu di derby, insomma, ne hai fatti parecchi in questi anni, però... Immagino che anche a te abbia fatto piacere, come a tutti i tifosi, sì. Una vittoria così netta. Sicuramente sì, io l'avevo già vinto il derby a Padova l'anno della C1, avevamo vinto 1-0 là da loro, però era da un po' di tempo che non vincevamo all'Euganeo, quindi ci siamo presi una grandissima soddisfazione quest'anno, veramente, perché è stata una
partita grandiosa sotto tutti i punti di vista. Ecco, invece volevo chiederti, in una tua, anzi in un'intervista di tua moglie di inizio campionato, sì, parlava di una promessa che le avevi fatto, e cioè diceva che quest'anno le avevi promesso di essere un po' più calmo, un po' meno teso durante il campionato. Immagino che purtroppo la promessa non sei riuscita a rispettarla. No, sta andando? Sto cercando di... No, sono migliorato, ti dico sinceramente, anche se dentro di me c'è un fuoco che arde tantissimo, perché magari esteriormente faccio vedere che magari che sono più tranquillo, ma dentro di me veramente c'ho il fuoco che brucia. Quindi sì, gli avevo fatto questa promessa perché l'anno scorso sono arrivato alla fine che ero molto molto tirato e avevo anche quasi avuto la mezza idea di smettere. Invece mi sono avventurato un altro anno e sono un po' migliorato, ti ripeto, però non sono molto tranquillo dentro di me. Tra l'altro sabato, insomma, che abbiamo rivisto tra i pali, per tutti noi è stato sicuramente bello rivederti, però immagino che anche per te, nonostante insomma durante gli allenamenti ti capita, sì, spesso di essere in porta, però tornare penso sia stato bello anche per, sì, te. L'ultima partita che ho fatto è stata l'anno scorso, all'ultima giornata, dove ci siamo salvati con l'Ascoli, che è stata una grandissima soddisfazione personale, ma penso di tutta la società e di tutto l'ambiente. Sai, è stato, non lo nascondo, che è stato bello ritornare in campo da protagonista. Quasi 9 mesi di distanza, 10 mesi, quanti sono passati. È stato, per me ti dico, ero tranquillo perché so che in tutti questi mesi mi sono sempre allenato bene, e quando uno si allena bene è sempre tranquillo dentro di sé perché è convinto sempre di fare bene. Però anche se ho 44 anni, ti dico, l'emozione è stata come fosse la prima partita di campionato di tanti anni fa, insomma, ecco, quindi il magone c'era sempre, il mal di pancia prima di andare in campo c'era sempre, quindi vuol dire che questa è anche una cosa positiva, perché ti fa sempre dare il massimo di quello che riesci ad esprimere, insomma, che se uno non sente niente vuol dire che è tempo che tolga il disturbo. Invece dentro di me, preparandomi la partita, sentivo ancora delle sensazioni forti. Mi dispiace tantissimo che non sia andata bene per il Cittadella, perché veramente secondo me sabato non abbiamo fatto così male come tutti hanno detto, non è stato tutto da buttare via. È normale che è già tutto quest'anno che siamo penalizzati da tante situazioni sfavorevoli e non voglio solo dire che sia questo, per carità, però anche sabato meritavamo di non perdere la partita, come secondo me anche la settimana scorsa con il Brescia. E sono tutte cose che magari, sai, ti fanno un po' male, perché vedi che soprattutto personalmente non sono riuscito magari a dare la mano che volevo, ecco, a non prendere gol, e questo mi è dispiaciuto tantissimo. Ecco Andrea, te lo dico, anche per te volevo preparare la clip della tua carriera, però non sarebbe bastata una settimana, non potevo tenerli qua tutti quanti, e purtroppo quella di Filippo era un po' più breve. Ci vorrebbe mezza giornata, ecco, insomma. Però la faremo, anche Stefano si impegna, prima o poi la faremo. Grazie. Ragazzi, avete voglia di fare un paio di palleggi con Filippo, sì, prima di andare a casa? Sì. Allora scegliamo 3 persone. Allora abbiamo Flavio, Abramo e Mattia. Va bene. Filippo, tu hai voglia? Se proprio devo. Vai, meno di un minuto, anzi 30 secondi. Vi passo i 2 palloni, vediamo una sfida Flavio contro Filippo intanto, e poi scende Mattia contro Filippo. Ci vuole la musichetta brasiliana. Il microfono lo ricomponiamo, non è un problema. Vengo io. Così. Intanto Ciro prepara la musichetta. Sì, intanto tienene pure in mano. Ecco, grazie Andrea. Bravissimo. Pronti? 3, 2, 1. Pronto? Via. A chi cade prima? Chi cade prima? Flavio, ricomincia. Dai un'altra opportunità a Flavio. Pronto? Via. Via Flavio, tocca a Mattia.
Pronto? Via. Ecco. Pronto? Via. Ah, che bravo. Via. Bravo. Bravo. Andar via. No, Riccardo, tu hai una domanda, vero? Eccolo, lo sapevo. Ne facciamo una a te, uno a Jacopo e poi basta. Chi è il tuo compagno di squadra più casinista? Beh, ce ne sono un paio, però credo che Perez superi tutti. È la risposta che danno più o meno tutti quanti. Jacopo? Visto che la mia squadra è il cuore, il Milan, qual è stato il compagno con cui eri più affiatato? Nel Milan, compagno con cui ero più affiatato, ma della prima squadra dici? No, no. Beh, io ho un ricordo, un bellissimo ricordo di De Sciglio. È un bravissimo ragazzo che si impegna sempre e che è riuscito a raccogliere quanto seminato anche lui in tutti questi anni di Milan. Idea. Ti chiedo, visto che non hai la domanda, come sta il tuo papà? Bene, bene. Bene? Perché insomma, per chi non lo sapesse, insomma, da casa, Flavio, chi è il tuo papà, Flavio? Passiamogli il microfono. Andrea Manucci. Ecco, insomma, Andrea, che è stato un grandissimo ricordo di Cittadella. Riccardo? Sì. A quale giocatore ti ispiri? Ma non mi ispiro particolarmente a... in particolare a qualche giocatore, perché sono del parere che siamo tutti diversi e ognuno ha le proprie qualità e pregi e difetti, quindi ho i miei pregi e difetti e cerco di migliorare quelli. Mattia? Qual era il giocatore che preferivi al Milan della prima squadra? Beh, a me piaceva un sacco Gattuso, quindi mi è sempre piaciuto Gattuso come giocava e la grinta che ci metteva. Ecco, io ho una curiosità, chiudo io quindi con le domande. In una tua intervista ho letto che adori Aldo, Giovanni e Giacomo e rinunceresti ad un'uscita con Monica Bellucci e Belen Rodriguez pur di guardare un film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non li perderesti assolutamente. Sei ancora convinto? Beh, deve crescere. Sei pensato? Insomma... Casomai il film lo guardo dopo. Ah, ok, bene. A voi piacciono Aldo, Giovanni e Giacomo? Sì. Ma va bene, c'è chi non li conosce. Allora, grazie mille ragazzi per essere stati qui con me. Grazie mille Mattia per averli accompagnati. Grazie a voi, grazie a voi. Spero di rivedervi ancora anche l'anno prossimo. Ormai insomma siete abituati a venire qua da me. All'ultima cosa, mi sono dimenticata di chiedere a Jacopo una cosa. L'anno scorso mi hai detto che Cordaz non ti piaceva, ma ti piaceva Andrea. Prendi il microfono. Sì, ecco, noi diciamo magari troppo quest'anno tra Piero Bon e Di Gennaro. Allora, anche una cosa. Sì. Ti do 10 secondi. Andrea Piero Bon ha 44 anni, Di Gennaro è più giovane. È più facile. La voce della verità. Hai ragione. Vedremo Di Gennaro a 44 anni se sarà ancora qua. Bravissimo Jacopo, grazie mille a tutti. Non cambiate canale, tra poco iniziamo Alice, a parlare della prima squadra. Ti lascio anch'io che devo portare. Riaccompagni a casa. Tutti a esatto. Casa. Allora, grazie mille Andrea per essere stato qua. Grazie a voi, è stata una piacevole sorpresa. Dovevo essere da spettatore, invece grazie, mi hai fatto partecipe di questa serata che è stata bella. Grazie mille. Grazie a voi. Diamo la pubblicità, ci ritroviamo tra 2 minuti. Fuori tutto! Fuori tutto!
Oggi da Mobilifici Rampazzo Severino c'è il fuori tutto con più di 1000 ambienti a prezzi da fuori tutto. Cucine, camere, camerette e soggiorni. Fuori tutto! Mobilifici Rampazzo Severino a Campodarsego, Piove di Sacco, Rovigo e nel mercatino dell'usato di Codevigo. Termina sabato. Grafiche Leone, da 25 anni al servizio delle più importanti aziende venete. Grafiche Leone, tecnologia e qualità nella stampa offset digitale, Deplian, cataloghi, manifesti, libri, lavori commerciali. Da sempre professionalità e qualità contraddistinguono le Grafiche Leone. Grafiche Leone, nella nuova sede a Dolo Venezia, località Rino, in via Cazzaghetto 127C, interno 1. Telefono 049 89 30 444 o info@grafichelone.it. Partner ufficiale eventi di Telecittà. Telecittà City Live, la TV che suona la tua musica. Potrai vedere ogni giorno i concerti delle migliori band locali, le più belle feste, il divertimento con protagonista assoluta, la musica. City Live è la tua TV. Se hai una band, se organizzi manifestazioni e concerti, contattaci. Chiama al 349-8830976. 349-8830976. Oppure scrivi sulla nostra pagina Facebook Telecittà City Live. Telecittà City Live. La trovi sul canale 609 del digitale terrestre. Telecittà City Live. La TV che suona. La tua musica. Musica, è solamente un po' di musica che riempie il vuoto dentro l'anima. Musica per noi. E musica per noi, ma musica anche per voi. Vi aspetto il 28 aprile 2014 per il mio primo evento musicale a Saletto di Vigo d'Arzere alla festa di primavera. Musica e tutto sarà per chi alla musica valore non dà. Lunedì 28 aprile a Saletto di Vigo d'Arzare alla festa di primavera, serata di beneficenza. Un sorriso per un sogno, primo concerto di Martina Pase in duetto con Checco e la B-Band, Giancarlo e la Santa Monica Band, Francesco dell'orchestra Renzo Biondi, Davide Pase, Mattia dell'orchestra di Oriana e Mattia, Enrico Marchiante, Renato e gli amici, Renzo Biondi e con tutta l'orchestra di Giancarlo e la Santa Monica Band. La serata sarà presentata da Renzo Biondi. Inoltre saranno presenti anche Beppi e Maria Show e tanti altri ospiti. L'incasso sarà devoluto al Centro Paolo VI di San Giorgio delle Pertiche e agli amici del mondo di Ponte San Nicolò. Il tutto in diretta televisiva su Telecittà. Se in ogni cuore esistesse un po' di musica per far... Dal 17 al 26 ottobre 2014 la nuova crociera di Telecittà. Spagna, Marocco, Portogallo a bordo di Costa Fortuna con l'animazione e il divertimento di Telecittà. Undicesimo Gran Galà delle orchestre. Spingetevi oltre ogni immaginazione con una crociera alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo occidentale. Dieci giorni tra Spagna, Marocco e Portogallo per incontrare culture diverse e stupirsi di fronte alle bellezze di città dalle tradizioni antiche, come Casablanca e Lisbona, o ammirare la modernità di Valencia e Barcellona, ma anche vivere l'atmosfera di Malaga e Cadice e l'emozione profonda di un pellegrinaggio a Fatima. Un viaggio a bordo di una nave dotata di ogni comfort, 1358 cabine totali, di cui 464 con balcone privato, 4 ristoranti, di cui uno il ristorante club a pagamento su prenotazione. Undici bar, di cui un cognac e cigar bar.
A bordo di Costa, in primo piano anche il vostro benessere, una meravigliosa spa di 1300 metri quadri che potrà accompagnare le vostre giornate con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco. Quattro piscine, di cui due con copertura semovente, campi polisportivo, percorso giochi in esterno. Parti con Telecittà. A bordo balleremo con Renato e gli amici, Giancarlo e Desiree della Santa Monica Band, Dania della Danimos Band, Martina Pase e Davide Pase. Presenti le telecamere di Telecittà e i protagonisti sarete voi. Vivi con noi la crociera che hai sempre sognato. Chiama Bios Tour 049 80 70 140 o vieni a trovarci al centro commerciale Giotto a Padova oppure nella sede di Albignasego in via 16 marzo 27, telefono 049 862 57 00. Prezzi a partire da 990 euro, solo cabine premium. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Lunedì Granata. Dimmi, quanto ti mancava venire qui a lunedì sera? Mi mancava tanto e purtroppo la situazione rispetto all'ultima puntata non è migliorata ma peggiorata e quindi vabbè, insomma, partiamo. Parleremo appunto allora della situazione del Cittadella, di quello che ci attende e soprattutto in una settimana le cose sono cambiate totalmente. Una settimana fa, sabato scorso, dopo l'esultanza all'Euganeo sembrava che la squadra avesse dato un bel segno, insomma eravamo cominciato a credere nella salvezza. Adesso dopo due sconfitte ci crediamo ancora, però le cose si sono complicate. Federico, cosa dici? Cosa possiamo dire? Possiamo dire che dopo il derby eravamo tutti esaltatissimi, 4-0 fantastico in casa del Padova, sembrava il viatico verso un finale di stagione incredibile, verso anche una possibile salvezza, e invece cosa è successo? È successo che la squadra si è ripersa tra Brescia e Avellino, e mentre però col Brescia il Cittadella comunque aveva giocato una discreta gara, aveva dimostrato comunque di esserci ancora e aveva continuato con lo stesso piglio, con l'Avellino purtroppo non si sono visti segnali confortanti. Il Cittadella ha fatto fatica, il Cittadella non ha mai tirato in porta il Partenio sabato, è stata una gara che era alla portata, perché sinceramente quell'Avellino che abbiamo visto non era questa squadra trascendentale, e quindi sono riemerse le lacune di questa squadra che, insomma, se ha vinto soltanto 6 volte in 32 giornate un motivo ci sarà. E quindi adesso cosa bisogna fare? Bisogna sperare ad attaccarsi, secondo me, alla matematica, perché se andiamo a guardare il futuro dici devi fare altre 6 vittorie in 10 giornate, se ne hai fatte 6 in 32 viene difficile pensare che possa accadere questo, almeno che non ci sia veramente una trasformazione, una metamorfosi totale, e lì allora il Cittadella potrebbe sperare, ma insomma siamo attaccati alle speranze, alla matematica, ad altre cose. La realtà dice che, insomma, è un'impresa titanica, un'impresa al limite dell'impossibile. Ma secondo te, Federico, alla luce di questi ultimi risultati, va ridimensionato anche un po' quel 4-0 nel derby? Ma decisamente sì. Sai, quel 4-0 lì, secondo me, è figlio di tante cose. Figlio della rivalità contro il Padova, che a Cittadella è sentitissima. È figlio magari anche della vittoria contro il Carpi, che appunto aveva dato un grande morale alla squadra. È figlio anche della situazione del Padova, perché quel Padova lì non era sicuramente il Padova vero. Quindi 4-0 che è stato ridimensionato, e quello che mi chiedo è come una squadra che va a fare la partita della vita a Padova poi non riesca a ripetersi in due gare, secondo me non impossibile. No, all'altezza, anche perché Brescia-Avellino va detto che non stavano in un grande momento, non hai affrontato, sì. Stefano, la squadra in forma, hai affrontato due squadre in difficoltà, il Brescia arrivava da 5 sconfitte di fila, quindi non era una squadra imbattibile. Sì, poteva diventare un diretta concorrente battendola. E l'Avellino che abbiamo visto sabato, sinceramente,
cioè il Cittadella sta attento, quantomeno porta a casa lo 0-0, perché insomma se non concede a Castaldo quel paio di occasioni che il Cittadella ha concesso nella ripresa, l'Avellino non ha la forza di andare a vincere, quindi... Allora, rivediamo le ultime tre partite della settimana. Padova-Cittadella, Cittadella-Brescia e Avellino-Cittadella. Non ci sono. Il regista ha voluto infierire un po', perché l'abbiamo visto 10 volte l'ultimo gol. Filippo, cosa è successo rispetto al derby con il Padova? Ma nella partita contro il Brescia la squadra è andata in campo, ha fatto comunque una partita attenta, precisa, mettendoci grinta e cuore. Alla fine la partita col Brescia è stata, secondo me, decisa da un episodio un po' sfavorevole, perché un rimpallo in area e da lì è nato il gol. Però la squadra aveva comunque concesso poco a una squadra che ha giocato, secondo me, una delle migliori partite loro della stagione, esprimendo un ottimo calcio. Brescia non è non merita, a mio parere, per il calcio che esprime, che ha espresso, la classifica che è in questo momento. Ad Avellino abbiamo fatto probabilmente poco, sì, per vincere la partita, ma l'atteggiamento della squadra, soprattutto dalla partita di Carpi, dopo la partita di Crotone, è l'atteggiamento giusto di una squadra che comunque va in campo per lottare e per non darla vinta a nessuno. Ed è l'atteggiamento che ci metto proprio la mano sul fuoco, ci porteremo dietro fino alla fine del campionato. È quello da cui bisogna partire. Poi le partite si possono vincere, si possono perdere, si possono pareggiare, però quello è l'atteggiamento che va messo in campo. Probabilmente ad Avellino ci è venuto un po' peggio rispetto alle partite prima, però sotto quel profilo la squadra c'è e di sicuro, come ripeto, ci metto la mano sul fuoco, non mancherà per il resto delle partite. Ecco, l'ambiente è un po' negativo, i giornali anche non aiutano, insomma, non credono tanto nella salvezza. Voi invece quanto ci credete ancora? Alla fine, in questa situazione, i giornali cosa possono dire, i giornalisti? E chiunque può esprimere questo parere, che comunque a vedere la classifica è legittimissimo, quindi, ma noi giustamente non siamo di quel parere lì, almeno
non ci stiamo ad avere questa opinione di noi stessi e della società, che a questo momento dice che è una squadra da Lega Pro. Io sono convintissimo che non è così, e alla salvezza ci si crede, ma ci si crede tantissimo, quindi, ed è un punto di partenza anche quello. No, volevo fare una domanda a Filippo, perché il campionato ha dimostrato che comunque con un po' di carattere si riesce, è molto equilibrato, si riesce a vincere contro qualsiasi avversario, a parte forse 2-3. Padova che vince 5-1 ad Anciano e così via. Questo deve essere uno stimolo in più, perché voi insomma non siete sicuramente da meno di molte altre squadre che stanno lottando adesso per non retrocedere. Assolutamente, a parte quello che non ci consideriamo sicuramente da meno, ma abbiamo dimostrato che le vittorie che abbiamo fatto non possono essere casuali. Di casuale, una vittoria non è casuale, è frutto della preparazione, dell'allenamento, di come lavori durante l'anno, durante la settimana. Abbiamo vinto ad Empoli, non si può dire che sia una vittoria casuale, partita particolare, tutto quello che vuoi. Le partite che abbiamo vinto col Carpi e col Padova non possono essere vittorie casuali, sono vittorie che sono frutto dell'allenamento, non solo settimanale, non solo dell'ultimo periodo, perché la squadra lavora in modo sta lavorando bene dall'inizio dell'anno. Personalmente non ho mai visto un allenamento lasciato andare, un allenamento preso sotto gamba, tutti gli allenamenti, tutte le settimane prese nella giusta maniera. Quindi c'è solo da continuare così, e se si può fare ancora di più. Filippo, una domanda. Ad Avellino tu non hai giocato. Come hai preso questa esclusione? Insomma, ti aspettavi? No. Diciamo che, a parte che la decisione del mister va sempre accettata, ma è anche stato giusto così, perché venivo da 5 mesi. Sotto il piano atletico è stato giusto così, perché venivo da 5 mesi e mezzo in cui avevo fatto 2 partite in 3 giorni. Fare la terza probabilmente, no. Poi comunque in settimana non mi ero sentito benissimo. Ah. Se la scelta è stata atletica, questa è la spiegazione, se è stata tecnica, dici, è meglio non aver forzato, visto che comunque sì, arrivavi. Ma non ti dico che la scelta è stata per non forzare, probabilmente anche il mister aveva altre esigenze in campo, quindi Ho capito. Va benissimo così. Federico, ha fatto molto stupore, l'hai ricordato anche tu oggi nel tuo articolo del Mattino di Padova, l'esclusione tra i convocati di Claudio Coralli, soprattutto dopo essere riusciti a farsi togliere, la società è riuscita a farsi togliere una giornata di squalifica. Cosa ne pensi? Ha fatto anche i conti in tasca, Federico, ha detto, ma sì. Quanto costa? Quanto è costato? Esatto. Numeri, ha messo cifre, ha messo tutto. Ho chiamato una delle mie fonti, ho chiesto, ma ascolta, ma un ricorso in questi casi, quanto viene a costare? No, è un dettaglio importante, perché fa capire che comunque 3-4 mila euro sono pochi. Sai, la decisione di Foscarini è tecnica, questa è la versione ufficiale, questo è quello che ci hanno passato. E quindi lui ha deciso di lasciare fuori il giocatore. Va detto che Coralli è un giocatore importante, però va detto anche che nelle ultime partite, e Filippo mi conferma, non è che sia andato a segno Coralli, non è che hai lasciato fuori il giocatore che aveva segnato 10 gol. Federico, è vero, però allora un conto però, è una scelta tecnica con panchina, un conto è una non convocazione, sì, che dà una connotazione diversa, secondo me, sembra quasi una punizione, poi non so se... Sì. Però ragioniamoci un attimo, perché la prima cosa che viene da pensare è una punizione, però se ci pensiamo un attimo, chi avrebbe dovuto lasciare a casa al posto di Claudio? Coralli comunque un giocatore d'esperienza, ha saltato 3 partite, penso debba sempre... però era fermo comunque da 3 partite, gli attaccanti, insomma anche Filippo può dirlo, che stanno giocando, che l'hanno sostituito, sì, stanno sì, giocando infatti. Adesso, avevano comunque fatto bene, chi avrebbe dovuto lasciare a casa? Infatti è la tesi che stavo dicendo io, Coralli è rimasto a casa perché in questo momento Coralli non è il giocatore decisivo in questa squadra. In questo momento il Cittadella arrivava da una partita come quella di Padova, in cui Azzi aveva fatto bene, Perez aveva fatto bene, Donnarumma aveva fatto bene, Djuric aveva fatto bene. Lui è comunque considerato quasi attaccante, quindi c'era anche lui. Piscitella
sta provando a recuperarlo e infatti ha giocato uno spezzone di partita ad Avellino. Quindi sì, insomma, la decisione secondo me ha fatto scalpore per quel ricorso, perché insomma la società si era prodigata per togliere una giornata di squalifica al ragazzo, c'era riuscita, e quindi vedere che quello sforzo è stato reso vano magari è quello che ha fatto più che altro notizia. Questo profilo tecnico sinceramente è una decisione anche che ci può stare, perché come magari sono stati fuori altri giocatori, sta fuori anche Coralli, insomma, quindi anche perché veniva, appunto come dicevi tu, da tre giornate in cui non aveva giocato, quindi in questo momento Foscarini ha bisogno di giocatori sì, che sono al top anche della che forma. Federico, il ricorso è stato fatto prima del 4-0. Sì. Per cui poi probabilmente anche lì sono cambiati degli equilibri, delle gerarchie, esatto, può essere che anche Foscarini abbia pensato, però comunque secondo me è una scelta strana. Che coraggiosa, sicuramente coraggiosa. Non sapremo magari i veri motivi, ma cioè, spero che non ci siano problemi all'interno dello spogliatoio. Una scelta sicuramente... Tipo. Ecco, queste sono le prime voci che subito si scatenano. Non gradita sicuramente dalla piazza. Poi anche Colì, no? Non è stato anche convocato, anche altre esclusioni. Non sono voci nuove, nel senso che quasi ogni anno, verso la fine del campionato, sì, si inizia a parlare di rottura, niente di clamoroso, spogliatoio, però di... Siamo qui a commentare e questa è una cosa che va detta, ma non è niente di clamoroso, l'importante è che rimanga, che non diventi un caso. Voi come squadra l'avete presa, immagino, come scelta tecnica, non credo ci siano stati problemi, no, o l'avete presa male? La scelta tecnica del mister, ha scelto che purtroppo, siamo in 25, ha scelto che purtroppo dovevano rimanere a casa determinati giocatori e sono rimasti a casa quelli. Se è toccato a loro, la prossima volta toccherà ad altri e la si prenderanno nello stesso modo. Sì, adesso avete una rosa ampia, tra l'altro. Siamo in 25 e stiamo quasi tutti bene adesso, in questo momento, a parte settimana scorsa non erano a disposizione De Leidi e Paolucci, ma adesso siamo in 25 e stiamo quasi tutti bene. Le scelte sono inevitabili da parte del mister, soprattutto per le trasferte. Da parte nostra cerchiamo di mettere più in difficoltà possibile il mister, probabilmente questa volta lui ha visto in questo modo, quindi ecco, forse la prossima volta toccherà a qualcun altro. Forse ha fatto anche tanto clamore, perché credo, se non sbaglio Federico, che sia stata la prima volta che mister Foscarini aveva quasi tutta la rosa al completo. Forse non eravamo abituati, ecco, alle esclusioni. Sì, durante il campionato insomma, abbiamo avuto tantissimi infortuni. Nelle ultime partite, fortunatamente, squalifiche a parte, i giocatori stanno più o meno tutti bene, ha recuperato lui, che secondo me è un giocatore fondamentale per questa squadra. E stanno recuperando bene o male anche gli altri. Piscitella anche lui è tornato a disposizione, e quindi adesso, come diceva, c'è De Leidi da recuperare. Per il resto Paolucci oggi ha lavorato col gruppo, quindi insomma è a disposizione pure lui. Di Gennaro è un fastidio risolvibile, se non entro questa settimana, entro la prossima, e comunque gioca per Obone, comunque Corollo lì un problema non si pone, secondo me. Quindi Foscarini giustamente deve fare delle scelte, e soprattutto quando deve andare a portare la squadra in trasferta, non puoi andare in trasferta con 25 giocatori, lì devi qualcuno lasciare a casa, puoi andare in 21-22 e tre giocatori devono purtroppo restare a Cittadella, mentre in casa l'allenatore tende a convocare tutti e la scelta la fa il sabato mattina dopo averci pensato su, e lì quando fa la formazione mette titolari, riserve. E poi teniamo presente che quest'anno c'è anche la fortuna di avere 9 riserve, cioè nel senso, cioè, rispetto alle 7 ed è già qualcosa. Anni fa ne avrebbero fatto le spese altri giocatori, cioè, quindi è già qualcosa. Prima parlavi di Azzi, insomma, un giovane attaccante che da qualche settimana si è fatto conoscere la Cittadella. Ti piace Azzi? Abbiamo capito che vogliamo parlare di Azzi. Non mettiamo in giro queste cose, perché tu sei famoso, no, per ti piace no. Questo, ti piace quello. So che no. Gli hai regalato un televisore. Sì, io ho prestato un televisore, non era un 50 pollici, giusto, un plasma di ultima generazione, però questo non interessa a nessuno. Comunque, stavo dicendo, un giovane sì, che piace molto. Paolo Dentello, non abbiamo ancora capito, è stata un po' una rivelazione di queste ultime settimane, ha giocato bene, forse un po' meno nella gara contro l'Avellino, però insomma nelle prestazioni precedenti, come dicevo, si è fatto tanto notare. Federico, può essere una sorpresa in più, può essere l'aiuto in più per raggiungere questa tanto sofferta salvezza?
Ma secondo me è un giocatore importante, un giocatore con una buona prospettiva davanti, un giocatore che ha già fatto vedere in queste partite di valere la Serie B, perché ha giocato contro il Carpi e ha fatto l'assist a Surraco per il gol. Ha giocato a Padova, ha trovato il primo gol e poi comunque ha fatto una partitona incredibile. Ha giocato col Brescia e secondo me col Brescia ha fatto bene. E ad Avellino, cioè nel primo tempo è stato quello che si è mosso di meglio, è stato quello che ha fatto le cose migliori. E quindi è un giocatore che ti può dare sicuramente una mano, però non ti puoi aspettare che il ragazzo di 19 anni, l'attaccante di 19 anni, che ha esordito da poco, ti possa salvare. Ti può dare una grossa mano, ma c'è bisogno anche della collaborazione dei giocatori più esperti. E qui torna al discorso di Coralli. E qui faccio riferimento a Coralli, il vero Coralli, faccio riferimento a Djuric, che deve però essere servito, perché ho letto in questi giorni di quelle cose, Djuric, un pilone messo là, sì, un pilone messo là, ma quanti palloni sono arrivati ad Avellino, a Milan, Djuric, giocabili? Perché è facile attaccare secondo me le punte a dire ma non fanno niente, non si muovono, non tirano mai in porta. Sì, ma devono arrivare anche dei palloni davanti. Azzi è forte se gli arriva il pallone giusto. Azzi non può tornare in difesa, cantare e portare la croce, come si suol dire. C'è bisogno della collaborazione della squadra, c'è bisogno dei terzini che mettano in mezzo la palla giusta. E purtroppo ad Avellino, Pecorini al Borno avranno messo sì o no un pallone a testa giocabile in mezzo all'area. C'è bisogno della collaborazione dei centrocampisti che recuperino pallone e che giochino di fantasia. E sabato con l'Avellino non abbiamo visto una squadra fantasiosa. Quindi è facile sparare addosso ai vari Perez, Azzi, Djuric e compagnia bella, però guardiamo bene che la squadra davanti può essere pericolosa se c'è una collaborazione da parte di tutti, e credo che qui Filippo possa confermare la mia tesi. Sì, diciamo che bisogna anche valutare un po' il momento, la situazione. Credo che ad Avellino fosse un po' difficile trovare una squadra fantasiosa che giocasse magari un ottimo calcio di fantasia. Certo c'era da fare di più, inevitabilmente, però in questo momento probabilmente diciamo che non è il momento giusto per poter esprimere il miglior calcio possibile. Fantasiosa, Pippo, dicevo, non in termini di calcio spumeggiante. Sì, beh, chiaro, immagino. Del lancio perfetto del giocatore, sì, che smisti il pallone, no, che infatti, dei tempi alla squadra. Come ti ho detto, sì, si poteva fare di più. Quell'ambito forse lì, dicevo. Sarebbe quindi stato meglio, sì, come dici tu. Sarebbe servito fare un attimo di più, magari. Un giocatore che piglia, lancia l'attaccante. Sì, purtroppo sì, sabato in mezzo al campo raramente abbiamo visto il giocatore prendere il pallone e fare il lancio giusto per la punta. A questo mi riferivo. Sono state commesse anche tante imprecisioni, come dici tu. Infatti per quello ti dico, si poteva fare benissimo di più. Stiamo lavorando per quello, perché ce l'abbiamo nelle corde comunque, è tutto dentro le nostre possibilità, dentro le nostre capacità, quindi bisogna sì fare di più comunque. Allora, ci dobbiamo fermare 2 minuti per dare spazio alla pubblicità. Vuoi arredare casa con il riciclo creativo? Presso i magazzini Rampazzo Severino a Codevigo c'è l'outlet dei mobili nuovi e dei mobili usati. Fantastiche idee di arredamento. Arredamento completo usato a 1000 euro. Sì, è vero, 1000 euro. Camera, cucina, soggiorno e salotto, 1000 euro. Il tuo mobilificio dell'usato e del nuovo, sempre in tendenza con le tue esigenze, lo trovi nella strada dei Pescatori 7, statale 516, Cambroso di Codevigo, Padova. Le occasioni da non perdere ti aspettano. Grafiche Leone, da 25 anni al servizio delle più importanti aziende venete. Grafiche Leone, tecnologia e qualità nella stampa offset digitale, deplian, cataloghi, manifesti, libri, lavori commerciali. Da sempre professionalità e qualità contraddistinguono le Grafiche Leone.
Grafiche Leone, nella nuova sede a Dolo Venezia, località Rino, in via Cazzaghetto 127C, interno 1. Telefono 049 89 30 444 o info@grafichelone.it. Partner ufficiale Eventi di Telecittà. Musica è solamente un po' di musica che riempie il vuoto dentro l'anima. Musica per noi. E musica per noi, ma musica anche per voi. Vi aspetto il 28 aprile 2014 per il mio primo evento musicale a Saletto di Vigo d'Arzere alla festa di primavera. Musica e tutto sarà per chi ha la musica valore non dà. Lunedì 28 aprile a Saletto di Vigo d'Arzare alla festa di primavera, serata di beneficenza. Un sorriso per un sogno, primo concerto di Martina Pase in duetto con Checco e la B-Band, Giancarlo e la Santa Monica Band, Francesco dell'Orchestra Renzo Biondi, Davide Pase, Mattia dell'Orchestra di Oriana e Mattia, Enrico Marchiante, Renato e gli Amici, Renzo Biondi e con tutta l'orchestra di Giancarlo e la Santa Monica Band. La serata sarà presentata da Renzo Biondi. Inoltre saranno presenti anche Beppi e Maria Show e tanti altri ospiti. L'incasso sarà devoluto al Centro Paolo VI di San Giorgio delle Pertiche e agli Amici del Mondo di Ponte San Nicolò. Il tutto in diretta televisiva su Telecittà. Se in ogni cuore esistesse un po' di musica. Ecco, ben ritrovati in studio. Allora Federico, quali sono le prossime partite? Cosa ci aspetta? Abbiamo un calendario favorevole, a sfavore, ma come siamo poco, messi? Poco, festi 20, sempre. No, perché in questo momento, giustamente, come dicono loro, secondo me una squadra vale l'altra. In questo momento giocare col Palermo o giocare con la Juve Stabia è la stessa roba. Una B. È la stessa roba, perché insomma devi cercare di portare a casa punti, e abbiamo visto Cittadella magari ha fatto punti nel derby, che magari sembrava la partita più complicata perché era un derby, e magari non li ha fatti magari con il Brescia che arrivava a 5 sconfitte di fila. Quindi in questo momento devi soltanto pensare a metterti a testa bassa e pedalare. Adesso c'è il Siena, e forse è un bene che arrivi una squadra così forte, forse è un bene che arrivi una squadra che ti mette in difficoltà, che ti tiene sulle corde dopo due sconfitte di fila, perché le motivazioni non potranno mancare, perché affronti una delle favorite a questo punto al ritorno per quanto riguarda il Siena in Serie A, e quindi insomma devi riscattare due sconfitte di fila. È la partita giusta a mio avviso per tornare ad essere quel Cittadella spumeggiante, quella Cittadella forte. E poi io sono convinto che il finale di campionato possa essere favorevole, perché avere Palermo, Empoli e Lanciano, che potrebbero essere due di queste, Palermo ed Empoli già in Serie A e Lanciano già ai playoff, potrebbe essere davvero un vantaggio, perché lì arriverebbero 9 punti, e quindi da 29, se calcoli quei 9 punti che potrebbero arrivare in quelle ultime 3 giornate, saresti già a 38. Quindi, 48. Quindi bisogna arrivare da 29 a più 9 fa 38, quindi devi cercare altri 9 punti qua e là. E 9 punti potrebbero essere appunto la gara di Siena, potrebbero essere magari un colpo a Trapani, e magari il Trapani lo affronti in una certa situazione, e poi trovare un'altra vittoria. Insomma, ma guarda, ti dico, secondo me Federico, c'è il Varese in casa. Il problema è che, siccome il Cittadella deve fare la corsa anche un po' sul Padova, pensare ai play-out, il Padova ha tanti scontri diretti in calendario. Il Cittadella, come dicevi tu, è vero che è in contatto con la classe, Siena, Pescara, Palermo, Empoli. Sì. Però le incontra in un momento in cui ancora i giochi non sono fatti. Il Lanciano magari Palermo ce l'hai dopo. No, secondo me, perché ti dico, sono le ultime tre che magari non credo, sono già in Serie A. Non concederanno tantissimo. È vero che in questo momento, Filippo ce lo può testimoniare, non guardate tanto al blasone, Palermo piuttosto che Juve Stabia, perché bisogna, esatto, fare i punti.
Però poi comunque ci sono delle squadre che hanno un tasso tecnico importante, ne incontrerete una adesso sabato che è il Siena, che è secondo sul campo, per cui è in salita, io dico, il cammino del Cittadella rispetto al Padova, che in questo momento è, purtroppo lo dico, è la diretta concorrente. Possiamo rivedere tra l'altro la classifica, insomma, che magari riusciamo ad analizzare meglio. La situazione è questa, la situazione è che il Cittadella ha meno 6 dal Novara, che in questo momento è la quintultima, quindi deve arrivare almeno a meno 4, deve rosicare 2 punti a Novara. Cittadella però ha anche trasferte difficili, perché deve andare a Reggio Calabria e la Regina comunque qualche chance ancora ce l'ha, e giocare al Granillo non è mai semplice. Poi deve andare a Trapani, poi comunque deve andare a Lanciano, comunque le trasferte non sono delle più semplici. Rimangono invece le gare interne, appunto, da sfruttare, e secondo me in casa in questo momento non puoi concedere punti. In questo momento hai 5 partite in casa, e in quelle 5 partite in casa non dico che devi fare 5 vittorie, ma almeno 4 vittorie un pari, o 4 sì, vittorie devi fare. Quindi è lì che il Cittadella si deve costruire la salvezza, è il tombolato, dal tombolato che passa gran parte della possibilità di arrivare a questi play-out. Il problema è anche, guardando la classifica, che purtroppo la corsa devi fare su Padova, Novara, stop in questo momento, perché le altre sono troppo staccate, sono a 10 punti, per cui devi rosicchiare 6 punti al plottoncino, sì, che c'è a quota 40. Volevo chiedere infatti a Filippo, scusami Federico, se secondo te qualcuna del gruppo, qualcuna del gruppone a 40 può mollare qualcosa, e tra queste chi secondo te potrebbe farsi risucchiare? È difficile dire che ci siano squadre che possono mollare, perché a questo punto della stagione c'è molta determinazione, c'è molta voglia di arrivare il prima possibile al risultato, quindi che ci sono situazioni assurde come il Bari, per esempio, che tu auguro, dici vedo, che stanno Carpi giocando nonostante c'è un bel gruppone a 40 punti, però noi inizialmente dobbiamo guardare in casa nostra, cercare di racimolare più punti possibili, soprattutto in casa, come hai detto tu. Poi posso sottolineare una cosa, se mi rifanno rivedere la classifica, un dato che emerge. Purtroppo quest'anno è un campionato strano, perché se guardiamo bene le prime posizioni, sono squadre che ti aspettavi in lotta col Cittadella, perché Trapani, Avellino, Latina, lo stesso Crotone, Lanciano... sono tutte squadre che ti aspettavi in lotta per la retrocessione, invece sono lì a lottare per i playoff, e questo un po' ha sparigliato le carte, ha cambiato veramente la storia di questo campionato, perché tu all'inizio stagione dicevi, beh, me la gioco con Lanciano, me la gioco con le neopromosse Latina, Avellino, Trapani e poi anche il Carpi, perché il Carpi comunque adesso ha 40 punti, comunque sono tanti 40 punti e compagnia bella, invece te le trovi lì, Carpi, e te le trovi a lottare per i playoff, addirittura anche per la Serie A diretta, e quindi questo ti ha portato a lottare per la salvezza con squadre blasonate, perché Regina, Padova, Novara. Cioè, si sta facendo la corsa su Novara, che 2 anni fa era in Serie A, Novara che ha giocatori di una certa qualità. No, Novara sicuramente è una di quelle che più attrezzate per salvarsi. Gonzales e davanti c'è il Novara. Cioè, se guardiamo questo, sono due giocatori stratosferici. Tu stai lottando contro una squadra che doveva essere al posto del Trapani, per dire, a lottare per i playoff, a lottare per la Serie A. Ed è questo che rende ancora più difficile l'impresa, perché queste squadre, secondo me, hanno ancora delle qualità, e Novara è destinato, a mio avviso, anche a tirarle fuori nel finale queste qualità, ma ha ripreso con l'acqua alla gola, perché i vari Gonzales e Sansovini, se si mettono di buona lena, faccio sempre questi due nomi perché secondo me sono tra gli attaccanti più forti della categoria, sono due giocatori che possono risolvere le partite da soli, perché Sansovini è stato decisivo in quel Brescia, in quel Pescara di Zeman, assieme ad Immobile, assieme ad Insigne, assieme a Verratti, e poi appunto Gonzales è stato il mattatore di quel Novara che è arrivato in Serie A. Ecco Federico, secondo te Cittadella dove ha perso quei 6-7 punti che oggi lo farebbero respirare? In quale partite le ha perse? Dove le ha persi? Ha perso tante partite all'ultimo minuto, all'ultimo secondo. Secondo me quella serie di 5 sconfitte di fila poteva essere benissimo 5 pareggi. Quindi alla fine sarebbero, cioè poteva finire in parità la gara. Mi viene in mente, che non so, lo Spezia, mi viene in mente, che ne so, la gara con Lanciano, e le altre partite, insomma, che il Cittadella ha buttato via nel finale, la stessa gara col Modena. Con la Regina. Con la Regina, cioè tante partite buttate al vento, e poi secondo me ti mancano i 2 punti di Castellammare, perché in casa dell'ultima in classifica, se non rimani in 10, li porti a casa la gara.
perché comunque era una partita anche quella non impossibile. Quindi secondo me in quelle gare lì, Castellammare e poi poco altro, perché alla fin fine insomma il Cittadella magari ha vinto una gara contro il Carpi che poteva finire, che poteva anche perdere all'andata se guardiamo bene. Quindi insomma c'è il classico gioco che le cose alla fine si comparano tra punti acquisiti e punti insomma persi, e quindi diciamo che quelle cinque gare lì che hai perso, e poi c'è appunto la gara di Castellammare insomma doveva essere vinta, ecco, già con quei due punti eri a meno 4. Invece Stefano, a te volevo chiedere, toglimi una curiosità, cosa è successo a questo Padova sabato, un risultato che probabilmente nessuno si aspettava, un cambiamento ecco rispetto al sabato precedente contro il Cittadella, un cambiamento totale. Sì, due sabati prima, l'ultima in casa col Cittadella, praticamente avevamo tutti messo una croce sopra al Padova perché era uno scontro veramente importante davanti a 10.000 tifosi in casa, e in una partita così importante appunto mollare in quel modo disarmante aveva preoccupato un po' tutti noi che seguiamo il Padova. E poi invece nel giro di due giornate la situazione si è capovolta di nuovo, col Cittadella in difficoltà e il Padova che è reduce da questo 5-1. Anche questo è difficile da interpretare come risultato, perché forse un po' il Lanciano che ha mollato, che non credo punti seriamente alla promozione diretta, i playoff comunque ci sono, probabilmente ha mollato qualcosa. Però nelle dimensioni sicuramente è un risultato che lascia un po' interdetti, lascia anche un po' di rammarico, perché se la reazione c'è così e porta queste conseguenze, allora ci si chiede perché non si sono svegliati prima. Poi Stefano, guardando al Padova, insomma, viene da dire che comunque derby a parte, è una squadra che nelle ultime giornate è ripresa, una squadra che nelle ultime giornate ha portato a casa punti, portato a casa, cioè dal pareggio nel recupero col Carpi. Insomma, il Padova ha fatto i suoi punti, sì, insomma, era staccatissimo, quindi... No, è vero Federico, c'era un mini filotto con Serena, si era parlato di questo, poi il derby l'ha interrotto in maniera brusca e poi si è ripreso, quindi l'andamento, come ha detto oggi in conferenza stampa, sembra di stare sulle montagne russe e non si capisce bene ancora qual è il vero Padova. Anche il pareggio contro la Juve Stabia, anche il Cittadella pareggiata, è vero. Sì, sono due però, punti buttati via, però comunque quei due punti lì al Padova, sì, in quella situazione lì hanno consentito di riprendere un po' di spirito. E a volte, sai, il punto ti aiuta, anche tornando al Cittadella, il punto magari col Brescia, che sarebbe stato meritato martedì, secondo me avrebbe cambiato anche la storia della gara di Avellino, perché la squadra sarebbe scesa in campo con un altro morale, con un'altra consapevolezza, con un ben altro spirito, consapevole di avere un punto in più in classifica, di essere reduce da tre risultati utili consecutivi, e quindi magari ad Avellino avrebbe potuto cogliere anche magari la grande prestazione e la vittoria. Sì, va detto, aggiungiamo comunque che il Cittadella è in vantaggio sul Padova negli scontri diretti, sì, questo cui, sì, insomma, sono due, un punto, ma insomma... Quei due derby vinti alla fine del campionato potrebbero essere decisivi. Alice vuole parlare, vuole dire sì, qualcosa? Sì, volevo chiedere a Federico, nelle ultime settimane abbiamo visto una cosa importante al Tombolato, il pubblico insomma si è avvicinato ancora un po' di più alla squadra, ha fatto sentire comunque la sua vicinanza, il suo calore, un gruppo di tifosi è tornato a cantare dal primo minuto, l'altro gruppo che ha sempre sostenuto la squadra continua a farlo. Può essere una cosa importante anche questo, è stato sicuramente un bel segnale per contrastare un po' l'aria negativa che circonda Cittadella. Sì, direi che c'è stato un avvicinamento della gente alla squadra, insomma lo si è sentito contro il Carpi, lo si è sentito anche contro il Brescia, secondo me, perché comunque l'incitamento c'è stato a anche Padova. Contro il Brescia. A Padova si sono sentiti i tifosi, veramente, cioè... Nonostante i 10.000 del Lugano. Tra l'altro ricordiamo i 9 tifosi che vi hanno seguito anche ad Avellino, insomma, quindi complimenti a loro, perché non è proprio dietro l'angolo Avellino. Stefano, tu sei andato? È vero, sono stato, ma apro una piccola parentesi, Filippo ce lo può dire, siete usciti tra la contestazione del pubblico di Avellino, il pullman della squadra dell'Avellino è rimasto dentro la... lo sta proprio a parti invertite, non si capisce come mai, c'è anche chi riesce a contestare, no? Che se non sbaglio l'avete avuto 49 problemi. Punti sì. In zona playoff. In zona playoff.
Cioè, non lo so. Ne ho promossa. Probabilmente avevano altre ragioni che noi non conosciamo. Ecco, tra l'altro invece c'è stato un piccolo qui pro quo anche con i tifosi del Cittadello, perché ci sono rimasti male che non tutta la squadra è andata a salutare sotto la curva i tifosi che comunque si erano fatti carica di questa trasferta importante. Insomma, vogliamo spiegare che magari non è stato fatto apposta, magari dopo una sconfitta così uno involontariamente a testa bassa torna agli spogliatoi. Li capisco e probabilmente hanno ragione, infatti anche io personalmente, sbagliando a testa bassa, sono uscito dal campo come me e tanti altri, probabilmente perché dopo una partita così, dopo una sconfitta difficile, è giusto comunque, la cosa giusta è quella di andare sotto i nostri tifosi e salutarli, giustamente, che se lo meritano. E infatti, onestamente ti dico che è stato sbagliato un attimo l'atteggiamento. Vabbè, da sabato, insomma, era giusto chiarirlo, da sabato allora ci rivedremo nelle prossime partite. Benissimo. Io spero di rivederli sabato sotto la tribuna, esultando magari. Battervi le mani. Allora, siamo in chiusura, volevo ricordarvi un'iniziativa importante del Club I Love Città, anche quest'anno ripropongono le uova di cioccolata per Pasqua, tutto ricavato, le uova costano 5 euro, offerta minima 5 euro, chi volesse darne di più naturalmente sono sempre ben accetti, tutto ricavato come sempre sarà devoluto in beneficenza, quindi mettetevi in contatto con il club, acquistate le uova, perché fare del bene insomma è sempre importante. Io vi devo salutare, grazie mille per essere stati qui, grazie mille Filippo, è stato un piacere. Grazie Federico, grazie mille Stefano. Grazie a te, grazie a voi, alla prossima. Grazie. L'appuntamento naturalmente non so dove guardare, guardo di qua. L'appuntamento naturalmente è a lunedì prossimo, fortunatamente, alle 20:30. Buona serata a tutti.